Anch'io vorrei esprimere qualche considerazione in ragione di un dibattito che ho potuto ascoltare e seguire, che forse in tanti passaggi, al di là dei tecnicismi, è uscito anche un po' dal alveo all'interno del quale il provvedimento legislativo che viene presentato dovrebbe rimanere. E su questo credo che l'intervento che mi ha preceduto, e cioè del collega Cardelli, abbia centrato in pieno tutto quello che all'interno dei sistemi economici il Paese dice, il Paese vive, ma che spesso, anche in questo caso, proprio per utilizzare sostanzialmente un po' la similitudine o le similitudini che ha riportato il collega Cardelli, l'avvocato Cardelli, spesso ci troviamo a riempire i nostri dibattiti e ormai in maniera quasi consolidata i nostri provvedimenti di una serie di lacci e lacciuoli che diventano sostanzialmente avversi rispetto ad una attività economica che deve vivere di una certa fluidità. E per fluidità e per aggettivo non considero certamente superficialità, non considero certamente circostanze accomodanti, ma per fluidità intendo la capacità di un sistema di poter generare economia, di poter muovere economia nel pieno rispetto dei provvedimenti legislativi che fanno anche parte di tutto quel sistema di monitoraggio e di controllo di cui proprio il sistema e la nostra economia ha bisogno, sia per quello che è l'economia interna, sia per quello che è la sua capacità di competere con le economie esterne. E su questo Cardelli ha detto una grandissima verità. Parlate con qualunque professionista di questo Paese. Sentite quali sono le procedure che devono continuamente, quotidianamente adottare per svolgere un'attività anche ordinaria. Parlate con i funzionari bancari, chiedete quanto tutto quello che abbiamo accumulato nel tempo è diventato un blocco anche nei confronti di chi si muove verso il nostro Paese in maniera del tutto trasparente. Allora, questo è un provvedimento che fa riferimento alla riorganizzazione del Dipartimento Economia, introducendo sicuramente degli aspetti di semplificazione o di sburocratizzazione che sono necessari, mantenendo quei regimi di controllo che sono altrettanto fondamentali. E quindi credo e chiedo all'Aula, a partire chiaramente dai componenti del Governo e ai componenti del Consiglio Grande Generale, di trattare questo provvedimento di legge come esso è. Io ho capito il ragionamento che ha fatto il neoconsigliere Rossi, e cioè che professionisti o chi fa impresa devono essere il primo filtro del nostro Paese. E ho quando ha fatto il richiamo ad una circostanza di economia del nostro Paese e di un modo di operare che sicuramente passare da un livello ad altri senza considerare comunque quali sono le finalità per un sistema economico che si basa su provvedimenti legislativi, perché sia assolutamente... Segretario, brevemente per concludere. Concludo subito, eccellenza. Ripeto e sottolineo, fluido vuole dire riuscire a creare quelle condizioni in maniera tale che il nostro Paese, sotto l'aspetto legislativo, sia assolutamente coerente con quello che è il mondo oggi delle imprese, delle professioni, dell'economia, e assolutamente compatibile con tutto quello che ci circonda. Grazie.